Ciao a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo episodio di The Sims. Nel primo episodio, che vi lascio qui nelle schede, abbiamo visto la nostra nuova sim, il nuovo personaggio di questa nuova serie, e vi ho chiesto di decidere il nome, il cognome e tutti i tratti. Infatti, come potete vedere, qui è ancora tutto da compilare. Il commento che ha ricevuto più like è stato quello di Antonella Stazione, che scrive: "Sono felicissima, lo aspettavo da tanto e mi fa molto piacere. Per la sim il nome mi piacerebbe Luna, per i tratti popolare, sicura, topo da biblioteca e creativa." Quindi andiamo subito ad inserire queste informazioni. Nome abbiamo detto Luna. Come ispirazione abbiamo detto popolare e dobbiamo scegliere tra una di queste. Quindi, amica del mondo, il sim vuole stringere e conservare il maggior numero possibile di amicizie. Animal da festa, il sim vuole organizzare e frequentare feste straordinarie. Celebrità di fama mondiale, il sim vuole diventare gloriosamente famoso. Oppure abbiamo leader della comitiva, il sim vuole essere il leader del miglior club della città. Oppure stella delle barzellette, il sim vuole raccontare barzellette e diventare un comico famoso. Io direi di fare celebrità di fama mondiale, quindi la nostra Luna vorrà diventare super famosa. Ok, poi per quanto riguarda i tratti, abbiamo detto è sicura, quindi ecco qua. Dopo la biblioteca. E infine creativa. Voilà, ecco qua la nostra sim. Per quanto riguarda il cognome, sotto questo commento Niki33 scrive: "Come cognome ci starebbe molto bene Price, quindi Luna Price", e così sia. Ed ecco qua quindi la nostra nuova protagonista di questa serie, Luna Price, che vorrà diventare molto famosa. È una ragazza sicura di sé, un topo da biblioteca, quindi le piace un sacco leggere e informarsi su qualsiasi argomento ed è anche molto creativa. Detto questo, andiamo a vedere dove l'ho collocata, anche se in realtà il lotto che ho scelto è solo momentaneo, in quanto anche in questo caso sarete voi a decidere dove la sim dovrà trasferirsi. Ed eccoci qui, questo è il lotto dove momentaneamente resterà la nostra Luna per qualche giorno. Ho scelto questo lotto ad Oasis Spring visto che siamo in estate, infatti sono soltanto le 8 di domenica mattina e guardate già quanto fa caldo. Abbiamo un tempo attuale soleggiato, molto rovente e le previsioni di oggi danno una grande ondata di caldo, quindi direi che questo quartiere anche forse è fin troppo per questa stagione, perché qua probabilmente fa molto più caldo rispetto ad altri quartieri. Comunque, l'ho collocata all'interno di questo lotto che è davvero molto piccolo, c'è giusto lo stretto indispensabile. Comunque, vediamo un po' com'è questa casetta. Appena si entra, abbiamo la zona cucina con una cucina abbastanza spaziosa, devo dire, un tavolo a due posti. Poi questo ingresso è completamente vuoto, non c'è assolutamente nulla, ma non sono andata ad arredarla, non ho fatto niente, ho semplicemente preso il lotto così com'era. Poi da questa parte inizia la zona notte, quindi qui abbiamo una semplice camera da letto con un letto matrimoniale e una cassettiera. Poi c'è un bagno molto molto piccolo, doccia, lavandino e WC, davvero il minimo essenziale. E da questa parte c'è un piccolo divano, due posti e una TV davvero microscopica. Però, insomma, piano piano andremo a guadagnare dei soldi e quindi a farla vivere in una casa un pochettino più accogliente e con qualche oggettino in più. Detto questo, come prima cosa io la farei un attimo ambientare all'interno di questa casa e poi vediamo insieme i quartieri per decidere dove poterla collocare. Allora, come prima cosa, visto che sono le 8 del mattino, io direi fai colazione. Quindi fai colazione? No, ti faccio addirittura cucinare, quindi cucina e ti prepari, visto che fa molto caldo a questo punto, direi di mangiare qualcosa di leggero, quindi macedonia di frutta, porzione singola. Perfetto, devo dire che in questa casa è abbastanza buia, ci sono poche luci, però lasciamo tutto così com'è. Attenzione, nel frattempo ovviamente ha acquisito l'abilità di cucina.
Perfetto. Per quanto riguarda la celebrità di fama mondiale, vediamo un attimo, diventi una celebrità a 2 stelle, esegui interazioni che portano un sim a diventare più famoso, ok, acquista un vantaggio della fama. Ho dovuto interrompere l'episodio perché si era scaricata la batteria, quindi è dove ero rimasta, eravamo rimasti qui che stavamo guardando come far diventare la nostra Luna una celebrità di fama mondiale, quindi doveva appunto diventare una celebrità a 2 stelle interagendo con altri sim e poi acquistare un vantaggio sulla fama. Che però, come stavo guardando, allora la reputazione ovviamente al momento è neutra in quanto abbiamo appena iniziato, è uno sim sconosciuto anche in questo caso perché ancora non ha conosciuto nessuno. E per vedere i punti di fama, ecco qua, questi sono tutti i punti di fama che ci sono, che ovviamente sono tutti bloccati. E queste sono tutte le stravaganze che ci sono e che dobbiamo guadagnare. Al momento, ovviamente, non ne abbiamo nessuna, li guardo velocemente perché questa espansione non l'ho ancora provata. In realtà è uscita da un po' di tempo, però io non ho più giocato a The Sims in questi ultimi mesi e quindi è tutto nuovo praticamente per me. Assenza di contatti, solo perché sei una celebrità non vuol dire che la gente comune sia autorizzata a violare il tuo spazio personale. Sono assolutamente d'accordo. Vena di vanità, oh tesoro, hai un aspetto semplicemente meraviglioso. Perché non rimani ad ammirare un po', ad ammirare la tua immagine riflessa per un po'? Poi passione per i succhi, il succo è proprio delizioso. Bomba emotiva, lasciare che le emozioni si accumulino dentro di noi fino a farci esplodere non è un modo sano di gestire i nostri sentimenti. Gioia dei paparazzi, chi ha detto che essere tallonati dai paparazzi è necessariamente qualcosa di negativo? Palato raffinato, abituarsi a mangiare i cibi più raffinati rende difficile godersi un pasto normale. Lettere degli ammiratori, interagire con il proprio pubblico adorato e ammirevole, ma esponendosi in prima persona si possono incoraggiare ammiratori di altro tipo. Poi un attore serio, un patio, alcuni ammiratori hanno personalità ossessive, fama sfiorata, la fama è attraente quando ci si circonda di persone più in alto nella scala gerarchica, fanatico dei telefoni con tutte le opportunità di intrattenimento portate di mano perché distrarsi con il mondo reale, numero pubblico, maggiore è il numero di sim con cui socializzi tramite il telefono, maggiore è la probabilità che il tuo numero diventi di dominio pubblico. Ok. Quindi abbiamo visto un attimo qua, intanto si è fatto, sono già l'una di domenica, quindi direi che è ora di mangiare qualcosa, ma alla fine non ha fatto neanche colazione. Mangia la macedonia, poveretta, e poi facciamo cucina e ti prepari dei ravioli vegetali, porzione singola. Poi vediamo sul cellulare cosa possiamo fare, aggiungi alla storia su Instagram per ottenere fama, quindi direi assolutamente di farlo, vediamo un po'. Che carina che sei. Comunque oggi fa caldissimo. E non so se in questo episodio, magari nel prossimo, andiamo a vedere anche il nuovo quartiere che è uscito con questa espansione delle celebrità. Intanto sta facendo colazione all'1:30, devo dire molto molto bene. Ok, adesso le facciamo pranzare velocissimamente. Brava, così aumenti un po' le tue abilità. E poi vediamo un po' cosa succede pubblicando la storia su Instagram. Lei ovviamente al momento non ha un lavoro, ma vedremo con calma anche quello. Voilà. Perfetto, ottimo, mangia velocemente. Ah, ha fatto la foto al piatto. Ok, sulla strada verso la fama. Ora i sim hanno la possibilità di diventare celebri. Esistono vari modi, tutti diversi, di diventare una celebrità. E man mano che i tuoi sim. Intanto, dove è andata? Ok, intanto sta leggendo. E man mano che i tuoi sim svilupperanno le proprie abilità e carriere, diventeranno disponibili altre strade per la notorietà. Intraprendere una carriera nella recitazione o sviluppare l'abilità di produzione mediale attraverso la postazione video o quella musicale sono ottimi modi per diventare famosi. Cerca le interazioni contrassegnate da più fama, ciascuna di esse contribuirà a farti diventare una superstar. Ok, molto molto bene. Ok.
Una significativa immagine spedita nel vuoto del web. Impossibile chiedere di più. Luna ha guadagnato 12 follower e ora ne ha soltanto 12. Va bene. Vediamo se possiamo fare ancora qualcos'altro con il telefono. Aggiungi un'altra storia. Dai, aggiungiamo un'altra storia, vediamo un po'. Ok, forse è meglio uscire da qua e fare altre storie perché qui in casa non mi sembra molto carina la cosa, o perlomeno non è niente di che. Però nel frattempo ho preso altri 12 follower, quindi molto bene. Vediamo, controlla il diario di social media, cerchiamo di capire questa cosa qui cos'è. Davvero un sacco ragazzi che non gioco a dei Sims, ci sono un sacco di novità che devo scoprire man mano, quindi se avete qualche consiglio fatemelo sapere. Qui sotto nei commenti, ok, lei intanto sta guardando, ok, sta semplicemente navigando sui social media, un po' come facciamo tutti noi. Ok, quindi detto questo, sono già le 5 del pomeriggio. Io direi a questo punto di vedere i quartieri. Quindi decidiamo insieme dove collocare il nuovo appartamento, la nuova casa, quindi dove dovrà andare a vivere Luna. Questi sono tutti i quartieri disponibili. Quindi abbiamo Willow Creek, conosciuto ormai da tutti. Abbiamo Oasis Spring, dove si trova adesso, Newcrest. Poi abbiamo Magnolia, che è più indicata in realtà per i negozi. Winterburg. Poi abbiamo San Misciuno, anche questa ormai conosciuta praticamente da tutti. Ci sono vari quartieri e può vivere anche in un appartamento all'ultimo piano. Poi abbiamo Brindleton Bay, quindi il quartiere dove ci sono tutti i nostri amici pelosi a quattro zampe. Poi abbiamo Del Sol Valley, che per me questo è un quartiere nuovo ed è il quartiere appunto delle celebrità. Quindi qui abbiamo il primo quartiere, i Pinnacoli, adatti per i ricchi e famosi. I Pinnacoli vantano le case più costose di tutta Del Sol Valley, se vuoi vivere qui devi sfondare. Quindi qua ci sono le case di lusso delle celebrità più famose. Poi qui abbiamo il Parco dei Miraggi. Grazie alle sue abitazioni dal prezzo ragionevole e alla vicinanza al centro cittadino, il Parco dei Miraggi è il luogo perfetto per una stella emergente che voglia iniziare la propria ascesa alla fama. Secondo me, non voglio indirizzarvi necessariamente qua, ma secondo me questo potrebbe essere un quartiere molto carino, per la nostra Luna. Oppure qui abbiamo il quartiere Boulevard delle Celebrità. In fatto di vita notturna, il Boulevard delle Celebrità è imbattibile. Solo i Sim più famosi hanno accesso ai locali notturni più esclusivi della città. È qui che tutti i nomi più importanti dell'industria vengono a mettersi in mostra. Quindi potrebbe magari vivere qui, anche se in realtà abbiamo soltanto questi due lotti disponibili, altrimenti dovremmo sfrattare questa povera ragazza, ma non mi sembra il caso. Quindi ho questi due lotti. Qui invece ci sono dei bar, abbiamo un museo, abbiamo delle palestre, abbiamo un parco. Ok, poi vediamo un altro nuovo quartiere che è Strangerville e vediamo perché anche questo per me è nuovo. Questo è uscito semplicemente con l'aggiornamento, se non ricordo male, del gioco base. Quindi, qui cosa abbiamo? Il laboratorio segreto. Oh mio Dio, ragazzi, qua per me è tutto completamente nuovo. Devo studiarvi un po' di cose. Qui abbiamo la biblioteca, qui abbiamo la piazza di Strangerville. È il luogo in cui gli abitanti passano del tempo assieme. Puoi trovare scienziati in biblioteca, nonché membri dell'esercito al bar e al negozio di souvenir, vicino al parcheggio per roulotte. Al negozio puoi comprare oggetti decisamente strani e trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ok, questo che cos'è? È un aereo distrutto. Qui abbiamo un bar. E qui abbiamo un altro quartiere, Akriloski, immacolato, appartato e annidato su un altopiano. Akriloski ospita gli abitanti più facoltosi di Strangerville. Ti piacerebbe sapere in che modo alcuni di loro sono diventati ricchi? In realtà sì, ambiente d'altopiano e qui invece abbiamo due case, due ville in realtà più che case, e abbiamo due lotti disponibili. Quindi volendo potrebbe anche venire
ad abitare qui, ma secondo me il quartiere più indicato per quello che abbiamo deciso per lei è sicuramente del Sol Valley. Quindi ragazzi, mi raccomando, qua sotto nei commenti scrivete in quale quartiere devo far trasferire la nostra Luna tra tutti questi che abbiamo visto adesso, e come sempre il commento con più mi piace sarà il commento decisivo e quindi farò trasferire Luna in quel quartiere. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su anche per supportare la serie, iscrivetevi al canale. Io ragazzi vi mando un grandissimo bacione, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!